Beh, devo dire che andando un po' extra calcio, se mi permettete, ad Antonio Filippini viene sempre in mente un aneddoto che riguarda la sua passione per il boss, per Bruce Springsteen. E so, una volta raccontava con il fratello che siete stati sotto la sua villa in America per andarlo a trovare, andare insomma a fare sentire il calore dei fan. E a me questa cosa mi ha sempre, come dire, fatto una piacevole impressione perché di solito dall'esterno, da bambini, da ragazzini, noi siamo sempre portati a guardare i calciatori come degli idoli, come delle persone fuori dal comune. Invece in realtà siamo tutti dei ragazzi con le nostre passioni, con i nostri idoli, con i personaggi che ci piacerebbe incontrare, ci piacerebbe vivere dal vivo. Ma sì, abbiamo questa gran passione per la musica e soprattutto per Springsteen. Per noi è una fede e in effetti siamo andati fino a casa sua per fargli, tra virgolette, la posta, insomma. Per cui con questa grande passione riusciamo anche a capire la passione che hanno i tifosi che risparmiano magari pochi soldi che guadagnano durante il lavoro per fare delle lunghissime trasferte e per stare vicino alla squadra. Per cui capiamo questa passione che hanno e diciamo che è una cosa importante e bisogna sempre gratificarli quando vengono a vedere le partite. Sì, peraltro Carlo, hai fatto bene a sottolineare quell'aspetto perché hai detto una cosa molto intelligente, peraltro essendo a conoscenza di un aneddoto che io non conoscevo, sono sincero, sapevo della loro passione per Springsteen perché so che la canzone preferita di Antonio è Born to Run perché l'aveva detto in un'altra emittente, però non sapevo addirittura che era andato sotto Pensa tu. casa di Bruce Springsteen. Questa è una cosa fantastica, ma hai fatto bene Carlo a sottolineare un altro aspetto che è l'aspetto umano, perché io poi ho avuto la sensazione sia da parte di Antonio, che da parte di Emanuele, che sono proprio dei calciatori a misura d'uomo, delle persone per bene, normali, ma questo non è automatico, cioè questa è una qualità che hanno loro, perché poi, soprattutto nel calcio di oggi e nel mondo di oggi, assuefatto dai social network e da tante altre cose effimere, non tutti, soprattutto i calciatori, sono così. Questa è una qualità che hanno loro e sono in pochi. Grazie mille per le belle parole, sono sempre piacere, ma credo che l'umiltà, questa caratteristica bisogna averle non solo nello sport, ma nella vita. Bisogna essere rispettosi per se stessi, per le persone che si incontrano durante la vita e bisogna essere sempre umili per andare avanti una vita serena e stare nel mondo, insomma. Sì, assolutamente sì, io sono concorde perché da questo punto di vista mi ci batto alla grande.